È un'esperienza totalmente nuova anche per me, che avendo fatto il caporedattore per molti anni, gran parte della mia carriera, pensavo un po' di sapere tutto e forse avevo anche dei metodi un po' tradizionali. Quindi la risposta è essere molto aperti, molto flessibili, tenere in comunicazione le persone, coinvolgerle, anche perché un aspetto di Radio 27, così come del blog La 27esima Ora, che ne è genitrice, genitore, è il fatto che è formato da giornalisti del Corriere della Sera e non solo, che lo fanno su base, diciamo, quindi lo fanno oltre il loro lavoro. Quindi c'è anche questa, diciamo, ulteriore sfida, ecco, quella di unire un gruppo diverso e che lo fa certamente non come hobby, ma come un secondo lavoro serio e vero. Michela Mantovan, che riscontro avete da chi ascolta Radio 27? Noi produciamo dei radio post, nel senso che essendo Radio 27 figlia di un blog, noi siamo partiti come sempre dalla parola scritta, per cui a ogni file audio è associato un radio post. C'è un meccanismo interno che consente, quindi, attraverso il fatto che siamo appunto una web radio, quindi siamo online, di conteggiare il numero di persone che poi decide di cliccare il file audio dopo aver letto il post. Da qui l'idea di creare il neologismo radio post. In realtà l'interazione con coloro i quali ci sentono non è il passo successivo della radio, che speriamo poi presto possa anche avere degli appuntamenti in diretta, naturalmente, magari una o due volte alla settimana. Per cui diciamo che i commenti che noi abbiamo sono molto legati ai testi scritti che si trovano sul blog La 27esima Ora. E direi che, se posso permettermi, dai dati che abbiamo analizzato, quello che fa impressione è che tra le cose più ascoltate ci sono le cose più diverse del mondo. C'è la rubrica sull'amore, c'è l'inchiesta sul film, c'è il personaggio famoso, ma c'è anche puntate costruite su temi anche forti, anche drammatici. Quindi direi che per quello che sappiamo dei nostri ascoltatori, lettori, piace veramente tutto.